Il nuovo centravanti è la stella polare del calciomercato del Pescara, ma questa finestra deve essere utile al management biancazzurro per operare una importante riduzione della rosa. Lavorare con 29-30 giocatori vi assicuro che è un problema, ha dichiarato il tecnico Luciano Zauri dopo Pescara-Chievo. E allora sono pronti a lasciare il difensore Alessandro Celli, che dopo 6 mesi ai margini troverà sistemazione in Serie C. Svante Ingelsson, il centrocampista svedese arrivato a fine agosto, non ha ingranato e farà ritorno all'Udinese, che poi lo girerà altrove. Andrea Cisco, l'esterno che più di tutti ha pagato il cambio di modulo e l'addio al 4-3, tornerà al Sassuolo e poi sarà destinato altrove. Se queste uscite sono certe, valutazioni vanno fatte su altri nomi. Davide Vittorini ha giocato appena 3 partite e una sua partenza è immaginabile vista la concorrenza nel ruolo, l'esperto Ciofani, il giovane Zappa, senza dimenticare che in primavera tornerà anche Balzano. Si attende una opportunità importante dalla Serie C. Incognite per Andrea Di Grazia, anche lui ha pagato il cambio di modulo oltre che un fastidioso infortunio. È un esterno ma può adattarsi a giocare anche dentro al campo, una sua permanenza non è da scartare a meno che per la sua crescita non si decida sia meglio un impiego costante con un prestito in Serie C. Sembra prossimo ai saluti anche l'esperto Alessandro Bruno, che potrebbe avere interessanti proposte dalla C. Scenario in parte mutato per Cristiano Del Grosso. Un mese fa sembrava impossibile la permanenza del calciatore, ma le presenze da titolare con Trapani e Livorno possono convincerlo a restare anche senza il posto assicurato, vista la concorrenza di Masciangero nel ruolo. Sul fronte attacco, sviluppi per Brunori. Cesena e Avellino sono le ultime 2 squadre di C che si sono fatte avanti, anche se la gente, interpellato dal sito tuttopescaracalcio.com, frena e rilancia. Per Brunori non c'è mai stato interesse dell'Avellino, ha offerte dalla C ma non vuole scendere di categoria. Verranno prese in considerazione solo squadre di Serie B. Infine il reparto portieri. Il ritorno di Fiorillo ripristina le consuete gerarchie. Castrati può restare come 12° e nel caso sarebbe messo da parte l'arrivo di Marchetti, il cui approdo innescherebbe un dualismo controproducente con il capitano biancazzurro.